Per la settima giornata del campionato di promozione al Pan Bianco va in scena un classico. La sfida fra San Venanzo e Real Virtus, che finisce 1-0 per i locali, può essere considerato un classico per la situazione in classifica, quasi un testacoda, ma anche per la tradizione che vede appunto le due compagini sfidarsi ormai da tanti campionati. Per i padroni di casa di Mister Fatone, tre punti che vogliono dire rimanere in scia alla vetta. Per la Real Virtus, occasione mancata invece per questi primi tre punti che mancano proprio in classifica. Nemmeno il tempo di avviare il cronometro, che è proprio la Real Virtus a farsi pericolosa. Da calcio d'angolo Pettirossi serve in area Antonini, che prova a sfruttare al meglio la primissima occasione della gara, ma la palla finisce alta. Per i locali, e siamo al 19esimo, è Di Salvatore ad innescare una bellissima azione da centrocampo. L'attaccante poi apre sulla destra per Cavalletti, che controlla, si libera degli avversari e restituisce il passaggio al compagno, ma il tiro del numero 10 sanvenanzese sfuma al lato. Mentre ci si avvia lentamente alla fine di tempo, pensando che le già poche emozioni siano finite qui, la gara regala un guizzo inaspettato. È il San Venanzo di Fatone ad innescare un vero forcing finale, inaugurato dal tiro di Di Salvatore, che impegna Sensi prima e Fattorini poi, che sbaglia l'occasionissima di questo primo parziale quando si fa respingere a breve distanza dall'attento Sensi il possibile vantaggio. Chiude appunto il primo tempo l'occasione di Campagnacci, ma un difensore ospite respinge sulla linea l'intenzione dell'attaccante sanvenanziese. Con le immagini di Luciano Caporali passiamo al secondo tempo. In questo avvio è Di Salvatore che apre appunto le occasioni per il San Venanzo. L'attaccante entra in area, si coordina per un tiro diretto in porta che si alza appena troppo e si spegne sopra la traversa di Sensi. Arriva invece al 23esimo il vantaggio locale. Quasi un tempo e mezzo è servito agli uomini di Fatone per prendere alla fine le giuste misure, ed è ancora protagonista Di Salvatore, che si coordina al meglio e al volo, raccolto l'invito del compagno Fattorini, centra la porta avversaria e manda i suoi in vantaggio per 1-0. Finisce così appunto 1-0 per il San Venanzo questo classico, che si dà appuntamento al ritorno per una partita sempre affascinante da raccontare. Diciamo che lo spirito è stato quello di domenica scorsa a Guardea. Purtroppo adesso abbiamo affrontato già due partite con le candidate alla vittoria. Domenica avremo anche il Bastia. Abbiamo cercato di giocarcela alla pari. A lunghi tratti lo abbiamo fatto. Poi il secondo tempo siamo un pochino calati, siamo abbassati. Giustamente loro hanno iniziato a spingere un pochino di più. Eravamo nel momento in cui forse potevamo uscirne indenni e abbiamo commesso un errore, abbiamo preso il gol dell'1-0. Poi sinceramente abbiamo un pochino rischiato qualcosa in più, abbiamo spinto. Diciamo che la vittoria è meritata per la parte del San. Però se noi avessimo portato via un punto o anche tre punti, fondamentalmente posso dire che non avremmo demeritato. Purtroppo noi veniamo da due partite che, se avessimo interpretato le precedenti con questo piglio, con questa voglia, con questo ritmo, sicuramente ci trovavamo in un'altra posizione classifica molto più alta. Fatto sta che con le prime due della classe non abbiamo demeritato assolutamente. Speriamo che andando avanti con questa voglia riusciamo a venirne fuori. Certo, non è facile rincorrere, anche se noi ci siamo abituati che l'anno scorso ci siamo trovati 10 punti dietro e siamo riusciti anche a agguantare la vittoria del campionato. Categoria molto più forte, categoria nettamente superiore, a noi ci basterebbe riuscire a agganciare il gruppettino che abbiamo davanti, quantomeno per respirare un pochino a livello mentale. Assolutamente, io tutta la settimana ho detto ai ragazzi che la classifica di questa squadra, io ho visto una partita di un video, era bugiarda, anche parlando con altri allenatori. Sapevamo che era una partita complicata, potevamo forse renderla più semplice perché a livello di mole di gioco magari non pulitissimi oggi, però abbiamo creato tanto, siamo entrati dentro l'area loro tantissime volte, abbiamo creato anche situazioni importanti. È normale che se non riesce a concretizzare un pizzico di nervosismo viene, l'abbiamo fortunatamente ma anche meritatamente, penso, perché nel complesso della partita anche l'abbiamo meritata la vittoria, sbloccata, e siamo stati bravi poi a non concedere nulla, quasi nulla a loro, e quindi
bravi ragazzi a crederci fino alla fine, non è la prima volta, però dobbiamo migliorare tantissimo sull'aspetto anche del gioco, perché oggi abbiamo trovato una squadra che ci ha messo in difficoltà, ci ha sporcato parecchie azioni, parecchie palle, dobbiamo essere più bravi ad adattarci anche a queste situazioni.